Gilbert del Sindacato d'Azione da Parma. Buonasera a tutti, come ha anticipato Annalisa stiamo cercando di connettere tutti noi, perché ognuno di noi fa parte di una comunità. Il motivo è semplice, una società è giusta quando vengono rispettati e gli accordi che fanno sì che la società ci dà indietro quello che noi diamo a sua volta. Qui è stato tolto tutto, l'obbligo vaccinale ne è la prova. Io personalmente, che ho più di 50 anni, mi ritrovo sano, non vaccinato, che non mi ammalo, a non poter più lavorare da lunedì. Secondo me questa è una cosa schifosa e su questa, come me, ci sono centinaia di migliaia di persone che stanno facendo questa battaglia contro questo stato ingiusto che ci vuole togliere anche qualsiasi diritto all'esistenza, calpestando innanzitutto il primo articolo della Costituzione, sempre ammesso che valga ancora qualcosa. Il diritto al lavoro ci sta venendo negato ed è solo l'inizio se noi non fermiamo questa cosa. Io vi volevo parlare velocissimamente di un gruppo di base, come ce ne sono tanti, nato a Parma, che è stato un terreno di cultura fra attivisti e legali. Questo gruppo ha formato un'associazione sindacale che si chiama Sindacato d'Azione. Con questo sindacato noi vogliamo dare una risposta giuridico-legale e chi fosse interessato ad essere, diciamo, aiutato da questo sindacato si può mettere in contatto con noi. La nostra idea è quella di fare qualcosa di federalista e federalizzato, quindi vorremmo accogliere anche quelli delle altre province. Detto questo, io vi ringrazio e vorrei ringraziare gli organizzatori che hanno dato questo meraviglioso segnale di unione per superare quelle che sono le differenze, perché noi dobbiamo imparare a conoscere il linguaggio dell'altro, anche se la pensa diversamente da noi. E come giustamente ha detto Annalisa, dobbiamo metterci insieme tutti quanti e cercare di coabitare, imparando ad ascoltarci. Grazie a tutti.